Buonasera a tutti, sono Andrea Ciccioni, presidente dell'associazione Quelli che con Luca. Sono il papà di Luca. Ho fondato questa associazione 2 anni fa quando Luca ha chiuso gli occhi per colpa della leucemia, in particolare la leucemia mieloide acuta. Ho deciso di fondare l'associazione a lui dedicata, che porta il suo nome, per finanziare un progetto sulla leucemia proprio, in particolar modo, come dicevo, su quella mieloide. Il progetto è il più grosso progetto in Europa che va diretto dal dottor Ettore Biagi del laboratorio Tettamanti di Monza e del laboratorio Verri presso l'ospedale San Gerardo, dove Luca era in ricovero. Ho deciso di fondare questa associazione perché voglio andare al cuore del problema, perché in Italia si dice che si vuole sempre finanziare, si vuole finanziare quella che è la ricerca scientifica, però purtroppo spesso e volentieri i soldi che vengono poi raccolti non vanno al punto dolente, a quello che realmente serve. Per cui nei 2 anni in cui Luca è stato ricoverato ho capito ciò che è la necessità oggi dei dottori che hanno, purtroppo come è stato nel caso di Luca, ma di tanti Luca ancora, le mani legate. Ho deciso di aiutarli, di averli al mio fianco proprio per finanziare comprando dei macchinari specifici e finanziando quello che poi è il ricercatore che deve poi far funzionare questi macchinari stessi. Questa sera siamo a Saronno, presso la fabbrica della birra, per presentare una serata particolare, unire quello che è un divertimento che nasce sempre da bambini, che è quello del fumetto, per poi diventare, diciamo, più professionale quando si diventa adulti. Questa sera, come sostenitori dell'associazione Quelli che con Luca, abbiamo Leo Ortolani e Roberto Recchioni, che sono due dei fumettisti più importanti italiani, e sostengono l'associazione creando proprio questa serata in cui hanno invitato i propri fan per accontentarli, quindi di qualche loro disegno, fumetto, in spiegare quella che è l'importanza di internet oggi come oggi e quella poi di dire che sostengono appunto il progetto di Quelli che con Luca. Affiancati avremo anche la Paper Dream di Saronno, che metterà all'asta dei volumi degli autori stessi per raccogliere appunto fondi. Quello che fa l'associazione è raccogliere fondi cercando di creare serate come questa in cui, tra virgolette, ci si diverte, cioè si parte sempre da una cosa tragica, purtroppo, che è quella della perdita di mio figlio Luca. Però vogliamo spiegare alle persone che divertendosi possono essere utili oggi alla lotta alla leucemia, che è una cosa più grande di noi. Sempre questa sera abbiamo in esposizione quella che ormai la motto storica che si lega all'associazione Quelli che con Luca, The Racing Mac Team, come tanti di voi conoscono perché hanno visto il servizio al TG5 sui maggiori giornali italiani. Fabrizio Speziani, in arte Mac, ha deciso di portare le livree del cuore sulla propria moto del proprio team che ha fondato l'anno prossimo in quelle che saranno le gare del pilota, che è Nicolò Giri, ai campionati cui saremo iscritti. Dico saremo perché ormai è la moto di Luca, ecco. Quindi sta girando in tutta la provincia di Varese e anche non nei locali, perché per fare pubblicità di quello che è il messaggio importante di quella moto che porta, perché c'è la frase storica dell'associazione che dice: per combattere la leucemia ci vuole cuore. Quindi ci vuole anche il coraggio di andare sulle piste con un pilota di 14 anni e portare quella che è la storia di Luca, la lotta alla leucemia. Quindi ci fosse qualche locale interessato ad avere la moto in esposizione, basta che si faccia avanti sul sito, che è www.quellichecolluca.org. Trovate sia la mail a cui rispondo io personalmente, sia il numero di cellulare a cui rispondo io personalmente, perché abbiamo una struttura molto snella, perché tutto ciò che noi ricaviamo lo vogliamo destinare a quello che è il progetto della terapia molecolare. Avessimo poi segretari o troppo personale da finanziare, purtroppo poi i soldi vengono buttati via. Invece a noi quello che interessa è andare nel cuore del problema che ci ha portato via Luca. Come dicevo prima, questa sera a sostenere il progetto dell'associazione Quelli che con Luca c'è Leo Ortolani, a cui passo il microfono e vi spiega il perché ha voluto questa serata invitando i suoi fan e sostenendo l'associazione Quelli che con Luca. Beh, perché direi che è lampante, insomma, un aiuto sempre per la ricerca, per cercare di creare delle cose che facciano del bene
una prospettiva futura a livello così anche di ricerca scientifica è sempre un ottimo obiettivo, anche perché è la vita, insomma, è la vita. Per cui la vita e il fumetto, diciamo che vanno abbastanza d'accordo, anche perché io passo la mia vita sul fumetto, per cui eccomi qua, insomma. Eccoci qui questa sera, come dicevamo, abbiamo Leo Ortolani e Roberto Recchioni che sono qui a sostenere l'associazione Quelli che con Luca. Roberto adesso vi spiegherà la volontà di essere qui questa sera con i suoi fan. Ok. Non è complicato, nel senso, nel momento in cui vieni chiamato per una cosa del genere, dire sì diventa assolutamente automatico. In più ho avuto varie esperienze sanitarie che mi hanno insegnato quanto il sostegno di associazioni del genere può essere utile, quindi è stato una risposta facile. Eccoci qui, quindi abbiamo presentato i fumettisti Leo e Roberto, abbiamo qui Antonio Incorvaia, che è il nostro moderatore di questa sera, che ha deciso anche lui di essere dalla parte di Luca. Sì, per me è un onore, ringrazio Andrea e sono ovviamente molto contento di poter moderare un incontro con Leo Ortolani e Roberto Recchioni, che sono due icone ovviamente del fumetto italiano e soprattutto per uno scopo benefico, che è raccogliere fondi contro la leucemia e dimostrare che siamo tutti dalla parte di Luca. In particolare mi piace l'idea che per organizzare questo evento si sia coinvolta la rete e si parli di rete. Oggi l'idea della rete non è semplicemente un gruppo di smanettoni che non ha nient'altro da fare che passare le giornate su Facebook e su Twitter, ma è anche l'opportunità di conoscersi, di creare dei legami, di unire le proprie forze per un obiettivo che sia importante per costruire qualcosa, per fare anche semplicemente un piccolo passo di un percorso insieme. Si parlerà qui a Saronno di rete e di come internet incide sui fumetti, ma soprattutto mi piacerebbe che poi al termine di questo appuntamento non rimanesse solamente il piacere di aver partecipato a un bel evento e a una bella iniziativa, ma si continuasse a lavorare per sostenere quelli che con Luca e per combattere una malattia come la leucemia, che purtroppo continua a mietere vittime spesso in maniera del tutto imprevedibile e, se vogliamo, anche contro la natura delle cose. Eccoci qua, quindi abbiamo presentato i nostri amici fumettisti, abbiamo presentato il nostro amico Antonio e qui abbiamo il dottor Spinelli. Il dottor Spinelli è dell'equipe del San Gerardo di Monza, dove Luca era in ospedale in cura. È stato il dottore con cui Luca ha stretto un rapporto di grossa amicizia, ha dato tanto a mio figlio dal punto di vista umano innanzitutto e poi scientifico, è parte integrante dell'associazione Quelli che con Luca. A questo punto, caro dottore, le lascio il microfono. Io sono molto felice di far parte dell'associazione Quelli che con Luca. Luca per me è stato un fratellino e portare avanti questo progetto nel nome di Luca è la cosa migliore in assoluto. L'associazione ha compiuto da poco 2 anni, in questi 2 anni abbiamo fatto veramente tante cose a livello scientifico, diventando il centro di riferimento in Italia per quello che è il progetto di terapia molecolare. Nel 2012 abbiamo comprato un macchinario fondamentale che si chiama citofluorimetro e abbiamo mandato una nostra dottoressa a collaborare con i nostri colleghi in Inghilterra, a Londra, al Great Ormond Street Hospital. Nel 2013 abbiamo e stiamo per acquistare un secondo macchinario che completa quello che è l'opera di preparazione delle cellule e abbiamo con noi una nuova biologa che lavorerà a stretto contatto per i prossimi 3 anni al progetto di terapia molecolare. Tutto questo si riassume poi nel progetto enorme che l'associazione Quelli che con Luca ha voluto finanziare e sostenere a partire dal 2013, che è la costruzione della stanza di terapia molecolare, la stanza di Luca, che si terrà e si troverà all'interno del laboratorio Verri e sarà una stanza interamente dedicata alla produzione delle cellule staminali manipolate in maniera intelligente perché possano combattere le cellule leucemiche. Il progetto di terapia molecolare è un progetto molto semplice, quanto difficile però allo stesso tempo da poter proporre. Consiste essenzialmente nel lavorare le cellule di un donatore di midollo, ingegnerizzarle, renderle intelligenti inserendo all'interno di queste cellule una sorta di radar. Questo radar ha la capacità di andare a colpire esclusivamente le cellule leucemiche senza intaccare in questo modo le poche cellule sane che il paziente sta sviluppando e sta ricreando nel proprio corpo.
È una terapia mirata, è una terapia fondamentale, è una terapia che ha delle basi scientifiche vere, nate una decina d'anni fa in America e che stiamo sviluppando e portando avanti adesso in Europa con una collaborazione a livello internazionale fra diversi paesi europei. Questo progetto nasce per la leucemia infantile perché noi ci crediamo, perché vogliamo che di leucemia infantile si guarisca, ma è un progetto che potrà aiutare tutte le persone malate di tumore. Le cellule tumorali sono cellule malate, quindi basta ingegnerizzare queste cellule e potranno combattere qualsiasi tipo di tumore. Vi ricordo quelli che sono i nostri riferimenti, quindi www.quellichecolluca.org, lì troverete la nostra mail, troverete il numero di telefono, vi ricordo che rispondo io personalmente, troverete la storia di Luca e la storia dell'associazione Quelli che con Luca. Noi questa sera siamo dalla parte di Luca e aspettiamo anche tutti voi. Siete caldi? Non abbiamo sentito. Ciao Paolino. Ciao Milano. Ciao Italia. Ciao Paolino. Andiamo a Saronno. Ciao Saronno. Ciao a tutti. Mi sentite fino in fondo? Perfetto. Io sono Andrea Ciccioni e sono il presidente dell'associazione